C'è un super testimone, adesso, che potrà aiutare a fare luce sugli attimi fatali dell'incidente in cui ha perso la vita un bimbo di 5 anni appena uscito dall'asilo a Casal Palocco, a sud di Roma, quando l'auto a bordo della quale viaggiava con mamma e sorellina di 3 anni è stata travolta da un grosso SUV noleggiato per una sfida web da 4 youtuber e guidato da un 20enne ora indagato per omicidio stradale. La super testimone è una giovane di 20 anni, estranea al circuito dei social, salita a bordo del SUV appena un chilometro prima dello schianto, invitata con insistenza dal guidatore pochi istanti prima delle 15.45, mercoledì scorso, quando l'utilitaria della mamma 29enne è stata centrata in pieno dal SUV, piombato a velocità decisamente superiore al limite dei 30 km orari di quel tratto. La ragazza ha sentito, ha visto tutto, era seduta accanto al guidatore e soprattutto sa cos'è accaduto all'interno dell'abitacolo negli istanti immediatamente precedenti all'impatto. I 4 youtuber a bordo del SUV, alcuni dei quali soci del canale web The Borderline, filmavano con cellulari o telecamere le loro gesta in quel momento? Facevano video durante quella folle corsa in auto che doveva durare per sfida 50 ore? A queste domande la ragazza ha già risposto agli inquirenti, che la considerano una testimone più che attendibile. Una telecamera in auto sicuramente c'era al momento dell'impatto, visto che uno dei giovani ha tentato di nasconderla sotto al sedile all'arrivo dei carabinieri. Le videocamere confiscate dagli inquirenti all'interno del SUV sarebbero più di una e, questo è certo, parleranno, così come le chat e i video cancellati dai telefonini dei ragazzi e sequestrati. Il giovane alla guida del SUV è risultato positivo ai cannabinoidi, tanto che il giudice ha richiesto un secondo e più approfondito esame tossicologico per capire quanto tempo prima e in che quantità il giovane avesse assunto sostanze stupefacenti. Non si fermano intanto le audizioni di testimoni dell'incidente, oltre 20 le persone sentite finora, tra queste madre e figlia che viaggiavano su un'auto che sarebbe stata sorpassata a grande velocità dal SUV subito prima dell'incidente. Nel frattempo il canale è stato chiuso dagli stessi giovani e il gestore ha disposto che nessuna visualizzazione futura porti più guadagno agli youtuber.